fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele. Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici, buona domenica, ma soprattutto buon inizio avvento. Come vedete, oggi non sono fuori, sono in casa, vicino a me c'è la corona di avvento. Perché? Perché vogliamo iniziare bene questo tempo. Un tempo di attesa, un tempo di ascolto, un tempo di conversione. Allora, innanzitutto, ascoltiamo la lettura del Vangelo di oggi per vedere quanto il Signore ci vuole dire. Siamo nell'anno B, quindi leggeremo tutto questo nuovo anno liturgico, il Vangelo secondo Marco durante le domeniche prevalentemente, e oggi abbiamo Marco 13, 33, 37. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti, vegliate. Amen. Ecco, cari amici, stiamo ritrovando già un discorso, un tema che abbiamo lasciato alla fine dell'anno liturgico, poco fa, cioè quello dell'attesa escatologica, proprio perché l'Avvento è proprio questo tempo, come dice la parola, Adventus, della venuta, ovvero un'attesa da parte nostra della venuta del Signore. Intesa in due sensi, quello cristiano dei primi secoli, dopo la morte e risurrezione di Gesù, quando è stato asceso al cielo, l'attesa della seconda venuta, perché sappiamo che Gesù tornerà. Mentre dall'altro aspetto ci sono quattro settimane che precedono il Natale e in queste quattro settimane noi tutti, attraverso i profeti che vedremo quotidianamente, attraverso il Vangelo e le letture, ci avvicineremo al Natale e quindi attenderemo ciò che è avvenuto 2000 anni fa, ma lo attenderemo in un modo nuovo e speciale per tutti noi. Innanzitutto oggi vediamo che Gesù stesso dice vegliate, perché non sapete quando è il momento. Un tema che noi conosciamo ormai, esperti del Vangelo secondo Matteo, che abbiamo letto gli ultimi capitoli, quando Gesù proponeva la sua venuta alla fine dei tempi. Ecco che oggi nel Vangelo di Marco dice per ben tre volte vegliate, vegliate, quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Mi sembra chiaro il suo messaggio. Gesù quando si ripete significa che quella cosa che sta dicendo è davvero importante. Allora cosa significa per noi? Oggi, questa domenica, ma soprattutto in questo tempo di avvento e ancora di più nella nostra vita quotidiana, avere un atteggiamento di veglia, ovvero stare svegli, non dormire. Ieri ci diceva il Vangelo, non lasciate che i vostri cuori si appesantiscano con gli affanni della vita, con preoccupazioni, con paure, con timori. Non lasciamo, carissimi amici, che il nostro cuore si appesantisca, che il nostro cuore dorma. Vegliamo, stiamo svegli, perché Dio viene, è certa la sua venuta. Oggi,
In un modo particolare Dio verrà per te e per me. In questa settimana, in questo tempo di avvento, noi lo attendiamo. E quindi è una gioia l'attendere il Signore. Porta serenità attendere il Signore. Perché sappiamo che non parliamo di un amico solo, di un invitato solo, o di una persona che forse viene. Ci siamo dati appuntamento, ma potrebbe accadere qualcosa. Stiamo parlando di Dio. Dio è davvero fedele. Ecco perché oggi abbiamo il Salmo che ci accompagna, quel Salmo che abbiamo iniziato a cantare già la settimana scorsa nella rubrica Cantiamo i Salmi di Shout Koinonia, Salmo 79-80, che dice almeno tre volte: Signore, o Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. O Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Pensate che bello, tre volte Gesù nel Vangelo ci dice vegliate, vegliate, vegliate. E questo Salmo 79-80 per tre volte, al versetto 4, 8 e 20 dice: fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Significa che è davvero importante. Significa che in questo avvento, carissimi amici, dobbiamo attendere il Signore e Lui farà splendere su di noi il suo volto, il suo amore, la sua misericordia per donarci la salvezza. E quindi il nostro cuore non può che esultare di gioia in questa attesa. Allora vi invito, carissimi amici, a guardare in questo momento a questa corona di avvento. Sapete che è un simbolo, la corona di avvento, che ha delle origini molto antiche, delle origini che riguardano il nord dell'Europa, in quanto lì, sia nelle case, nelle abitazioni, poi si è sviluppato anche poi nella chiesa, è sceso anche verso il sud dell'Europa e quindi anche nord Italia, e tutta l'Italia stessa alla fine del secolo scorso, come un segno, una simbologia dell'attesa. Vedete che sono quattro, c'è una al centro, però importante sono innanzitutto queste quattro, proprio perché in questa disposizione di cerchio stanno a farci vedere e rappresentare le quattro settimane dell'avvento, un'attesa, ovvero non è un'attesa di dire oggi, domani, è precisa per noi, perché dopo festeggeremo Natale, 25 dicembre, anche quest'anno. La prima candela è la candela dei profeti, quella che oggi accenderemo. La seconda candela è la candela di Betlemme, che poi vedremo che cosa rappresenta. Poi avremo la candela dei pastori e la candela degli angeli. Quattro candele che accese ogni settimana danno speranza. Pensate che questo segno nei paesi nordici, io ho vissuto 13 anni in Repubblica Ceca e c'è questa usanza, noi anche come reginato qui a Strona abbiamo fatto anche le corone di avvento con i pernicchi, quindi dei dolcetti di Natale che ogni anno prepariamo, e c'era anche questa piccola rappresentazione di dolce. E la gente nelle proprie case accende come famiglia, quando ci sono i pasti, il pranzo o la cena, e si accende ogni volta insieme, si fa una preghiera, proprio come attesa, il Signore sta per venire. È bellissimo se ci pensate, quanto bello sarebbe portare questa tradizione anche nelle nostre case. E noi lo proponiamo qui nelle nostre parrocchie, nella chiesa, perché poi oggi, durante le celebrazioni eucaristiche abbiamo acceso appunto la prima candela con una bella lettura. Ecco allora, l'accendiamo anche oggi noi e vediamo come il Signore ci illuminerà. Ecco, questa candela, che
che abbiamo appena acceso è la candela dei profeti. E ricordiamo proprio in questo momento tutti quei profeti nell'Antico Testamento che hanno predetto, che hanno profetato, che hanno annunciato al popolo di Israele che era nella tribolazione, nella persecuzione, erano nell'esilio. Hanno annunciato la venuta di un Messia. Pensate solo a Re Davide, a cui il proprio profeta ha annunciato che dalla tua casa sorgerà un figlio che regnerà per sempre. Pensate a Isaia che leggeremo in questi giorni. Il primo Isaia e si parla di 700 anni prima della nascita di Cristo. Ha annunciato il popolo che camminava nelle tenebre, ha visto una grande luce. Un bambino è nato per noi. Ecco la candela dei profeti che porta speranza. Speranza a noi oggi, in questo tempo. La speranza che Dio è con noi. E tutte le promesse che ha fatto le realizza. E allora, guardando a questa candela e al suo tiepido calore, perché non mi può scaldare chiaramente come un fuoco grande, però questo tiepido calore, tiepida fiammella che però produce una quantità enorme di speranza nel mio cuore, nei nostri cuori. Maranatà, vieni Signore Gesù, io ti chiedo in questo giorno di venire, entrare nella mia vita, entrare nella nostra storia. Grazie perché tu sei un Dio che è grande. Sei un Dio che ha manifestato la sua misericordia al popolo di Israele e 2000 anni fa sei venuto, realizzando tutte le tue promesse. Noi oggi ti vogliamo chiedere che i nostri occhi vedano lo splendore del tuo volto, la luce tua che sei venuto a portare. E grazie perché oggi infondi nelle nostre case, nei nostri cuori, nelle nostre famiglie la speranza. Grazie perché ci sei, non ci abbandoni e oggi scaldi i nostri cuori. A te, Signore, l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, grazie che mi avete accolto e vi accompagneremo quotidianamente con il ritornello del Salmo di oggi. Signore, fa splendere su di noi il tuo volto e noi saremo salvi. Un caro saluto e un abbraccio dalla Coinonia Giovanni Battista Oasi di Biella. A domani, ciao. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta. Seduto sui cherubini, risplendi. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Dio degli eserciti, ritorna. Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato. Il figlio dell'uomo